Anticipazioni prossime settimane, Love is in the air, Eda cadrà dalla barca, Celine resterà a guardare, scopriamo insieme che cosa accadrà. Eda nelle prossime settimane sarà coinvolta in un brutto incidente. Tutto comincerà quando Eda e Serkan dovranno partecipare insieme a una sfilata di moda, dove lì dovranno anche sfilare. Deniz però non potrà fare nulla per impedire il loro avvicinamento e nemmeno Celine. Volatti infatti e Eda appariranno molto complici sulla passerella e anche uniti, suscitando la gelosia di Celine e anche di Deniz. Tuttavia l'atmosfera rischierà di tramutarsi in una grande tragedia quando Eda e Serkan, insieme ai loro partner e coinvolti da questo grande cliente, dovranno andare a pranzare proprio sul loro jet privato. Eda, disperata e sempre più triste per l'atteggiamento di Serkan, andrà a fare una passeggiata lungo il pontile di questa barca. Attaccato proprio a un filo, avrà l'anello di Serkan che lo guarderà immerso nei suoi pensieri, ma distrattamente Eda cadrà dalla barca, perdendo l'equilibrio. Nessuno la vede, tranne Celine, che in un primo momento la guarderà, ma poi si preoccupa e chiama i soccorsi. Tutto però succederà troppo tardi perché Serkan, impaurito, proverà a gettarsi in mare, ma la giovane Eda verrà salvata da un uomo misterioso, un nuovo personaggio stupendo a mio parere, è Kemal, che sarà a bordo di un'altra imbarcazione, vedrà proprio Eda che precipita dalla barca e immediatamente andrà a salvarla. Deniz sarà veramente molto grato a questo nuovo personaggio, a questo Kemal, tanto da invitarlo al suo matrimonio con Eda, che si svolgerà proprio nei prossimi giorni a Istanbul. E l'uomo accetterà volentieri perché nasconde un grande segreto. Quest'uomo misterioso, questo nuovo personaggio Kemal, sicuramente ragazzi non passerà inosservato alla mamma di Serkan Bolat, Aydan, visto che appena lo vedrà riflesso in una immagine in una vetrina di un negozio, la donna rimarrà molto scossa. Cosa legherà Kemal e Aydan? Vi anticipo ragazzi che li legherà un passato turbolento ma anche molto felice. Quindi, se volete sapere che cosa accadrà nelle prossime puntate, io vi invito a iscrivervi al mio canale, sempre se vi va, lasciatemi un like e attivate la campanella per non perdervi questo, ma nessun altro prossimo video. Buon inizio settimana ragazzi, da Angela, da tutto il web.